dissecca il suo ventre fino a fare un deserto da cui non potrà mai nascere un figlio, e se proprio deve nascere qualche creatura da lei, fa che questa delida sempre ogni gioia, ogni dolore di sua figlia, perché questa donna deve sapere che l'attitudine di un figlio lascia il cuore. Uno dei classici più amati del teatro in scena al Petrarca di Arezzo, Re Lear di William Shakespeare con Glauco Mari e Roberto Sturno per la regia di Andrea Baracco. È la terza volta che Glauco Mauri nella sua lunga carriera interpreta il celebre personaggio shakespeariano. Il Re Lear di Shakespeare non è la storia di un uomo che si chiama Lear, è la storia dell'uomo. Perché ci sono tutti i colori di quello che succede nella vita. E c'è il dramma della vecchiaia, il dramma dell'ingratitudine, il dramma della gentilezza, il dramma della disperazione. E quindi affrontare un personaggio come questo ci vuole non tanto una qualità tecnica, perché la tecnica ogni anno la si impara, io ne ho fatti tanti di anni di teatro. Ci vuole una ricchezza dentro umana che... Ecco perché ne ho fatte tre volte, che la vita dona, la vita, il passare della vita degli anni, oggi come oggi non sono un uomo di quanto avevo 54 anni, la vita con tutte le sue gioie e le sue amarezze arricchisce la nostra umanità e allora quando si è ricchi di umanità si può affrontare personaggi come questi e purtroppo non si riesce mai, io sono sempre convinto di non essere mai riuscito al 100% perché la convinzione di non essere mai riusciti al 100% ti dà la forza ancora di continuare a scoprire.